Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Sive in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, sono tornato a consegnare la cresta. La sua stanza. Fermato lui, dicendo che Pam ha bisogno di me e la sua stanza. E andiamo a vedere pure chi cavolo vuole Pam, se la trovo la stanza di Pam. E vedo qualcosa. Eccola. Tom tutto fare sta lavorando qualcosa. Spero che vada meglio dell'ultima volta. Calcolo. La presenza dell'istituto aumenta del 52% la probabilità di rilevamento lungo le vie settentrionali. Del 52%? Così diventa troppo pericoloso. Wanderer, che ne diresti di tornare di nuovo nel vivo dell'azione? Ah, perché fino adesso sono stato proprio in panchina. La situazione è così grave? Potenzialmente catastrofica. Vabbè. Abbiamo un problema con la dottoressa Amari. Non la conosci? Lavora a Good Neighbor e ha un ruolo essenziale per noi. I sintetici vanno all'antro della memoria per farsi impiantare nuovi ricordi dalla dottoressa e poi andarsene via. Ma il suo ultimo paziente è rimasto bloccato laggiù. La via di fuga è compromessa e dobbiamo trovare una soluzione. Perché i sintetici si procurano nuovi ricordi? L'intervento mnemonico è volontario. Ogni sintetico ha le sue ragioni per farlo. Molti lo fanno per non essere catturati. I sintetici non sanno nulla del nostro mondo. Per loro è facile tradirsi e attirare l'attenzione su di sé. Pam, e se deviassimo attraverso Lexington? La centralina è un fulcro delle attività dell'istituto. Le probabilità di rilevamento aumentano sensibilmente in prossimità di tali zone. Meno paroloni, Pam. Dice che non possiamo effettuare operazioni nei pressi della centralina. I Gen 1 che occupano la via originaria devono sparire. Perché ucciderli è il nostro piano B? Domanda eccellente. Attaccare le posizioni fortificate dell'istituto non è uno scherzo. Non voglio rischiare i miei migliori agenti, se non è strettamente necessario. Di alla dottoressa Amari che non ci saranno deviazioni. Libererai la via di fuga originaria. La missione è cruciale, perciò non fallire. Ah, non mi ha fatto scegliere, io ho fatto scegliere. Spero che tu sia qui per le mie cure mediche. Vediamo cos'è che non va oggi. Novità? Hai saputo nulla? Niente che ti possa interessare. Grazie. Ora parliamo di te e del tuo stato di salute. Commercia. In effetti delle scorte mi farebbero comodo. Credo di poterti dare gli steampack. No, io volevo qualcos'altro. No, neanche questo. Allora, vediamo un po'. Provviste. Radaway. Ecco, quelli che mi interessano. Ma cazzo, costano tanto. Se io prendessi tutti i Radaway, sono 1112. Se io ti dessi indietro delle cose che non mi servono, o bestiario, questi. Ok, faccio un po' di traffico, vi faccio sapere. Ok, è venuto un po' di roba, così me ne impiedo quei Radaway e siamo tutti a posto. Perfetto, ok. Mi sono liberato di un bel po' di cose. Anche parecchio. Sì. Andiamo. Un po' che non subisco interventi di chirurgia ricostruttiva. Magari sì. La prossima volta mi faccio biondo. Sì, sì. Sarebbe carino. Sì, bellissimo. Neila. Mi vuoi a bordo, eh? Sì. Devo ammettere che senza di te è stato tutto molto tranquillo. Che dici? Che aspettiamo? Andiamo. Sono più che pronto. Così prenderò anche il suo talento che mi interessa parecchio, che ha lo stealth lui, e siamo a posto. Assicurati che nessuno ti segua quando vieni qui, o siamo fottuti. Sì. Ok. I sintetici hanno solo noi. Ho saputo che è merito tuo se Randolph ha portato B811 fuori dal Commonwealth. Ti stai dimostrando un ottimo elemento per i Railroad. Feci di aiutare. Sono qui per aiutare. Scommetto che quel Teams è proprio chi dice di essere, ma Pam non è ancora convinta. Finché non lo accerterà, nessun contatto diretto. Oh, bene, mi hai dato un bel po' di roba. Ok, vediamo le quest sono rimaste, cioè sono aggiunte. Andiamo da Amari. Devo andare. Ho un lavoretto da sbrigare per i miei amici del rifugio. Mi fa tanto piacere per te, insomma, non è che chiesto io. Ricordi? Ok, facciamo questa. Andiamo a Good Neighbor, così ne approfitto anche per vedere se magari il tipo, mi dubito, però mi dovrebbe ancora gonfiare un po' l'armatura. Hancock chiude un occhio sulle nostre attività. Questo rende Good Neighbor un posto relativamente sicuro. Ok, allora fatemi vedere se c'è dubito, perché ci vuole tempo. Infatti non c'è, si vesce a posto. Andiamo pure, quindi Hancock, che non mi veniva, sa di questa cosa qui.
lo voglio prendere come compagno, però non mi ricordo come attivarlo. Adesso dovrò... Ah, devo fare la quest di Bobby, ok. Adesso mi ricordo. Quindi andiamo qua. Perfetto. Andiamo pure. Ah, ecco qui la dottoressa Mari, lei. Qui c'è qualcosa, magari no, eh? Tu sei la persona che ha aiutato H222, giusto? Mi ha parlato di te. Il paziente sta riposando. Volevi salutarlo? Te lo sconsiglio. Ormai non ricorda più nulla della sua vita precedente. Non ho avuto modo di salutarlo. Ha parlato molto di te prima che gli somministrassi l'anestetico. Mi dispiace che tu non abbia potuto salutarlo. Allora, qual è il piano per portarlo via? Ammazzerò tutti. Fatti vedere, eh. Il piano? Mi farò strada ammazzando tutti. Un piano elaborato, non c'è che dire. Ma immagino che non abbiamo altra scelta. Malden Metro Center. Il problema è proprio laggiù. Lascio H222 e il suo futuro nelle tue mani. Appena sarà lontano, dimentica questa conversazione. Lui non è mai stato qui. Prima di uscire, prendi l'olonastro sul tavolo. È un messaggio personale. Mi dispiace, ma al momento l'antro della memoria non accetta nuovi clienti. È buona, che voglio sentire qua. Vediamo. La dottoressa mi ha permesso di dirti addio. Ho deciso di sottopormi all'operazione. So che perderò tutti i miei ricordi. Non devi dispiacerti per me. Io ho gli incubi. Tieni tutto dentro, zuccherino? Io aspetto. Le persecuzioni. Non ce la faccio. Tutti dicono che iniziando una nuova vita sarò al sicuro. So che sarò più felice. Peccato che così scorderò il vecchio Stockton. High Rise. E anche te. Se mi guardo indietro, vedo solo paura. Mancheranno i miei nuovi amici. Ci siamo, H2. Io... grazie. Prego. È stato un piacere. Bene, dai, è stata una bella cosa. Stavo guardando se magari ci fosse qualche rivista, ma accidenti, non ce n'è. Ok, andiamo a fare... Malden, in fretta. Rilassati. H2 non può stare qui. Tranquilla, adesso vado. Mamma mia, quanta ansia. Questa la posso aprire? Vediamo se c'è qualcosa. Cavoli. Spero sempre, ma è difficile trovarla qui. Oddio, l'avrei già vista. E questo? E questa? Vabbè, si sta facendo un trip. Oh, beh, adesso vado là e facciamo questa bella quest e spacchiamo culo a tutti. Quindi vediamo dove dobbiamo andare esattamente. Nei dati. Elimina il Gen 1, ma con molto piacere, proprio sì. Allora, devo andare qua, Madden Center, mi teletrasporterei qua, così siamo lì vicino, che questo mi sa che non siamo ancora andati, lì dentro, e andiamo a eliminare tutti i Gen 1. E vediamo come fare, faremo tutti... Oddio, sembrava il dottore Kerrigan, Terrington, come cazzo si chiama. Ok. Andiamo a vedere come fare. Chi è che sta sparando, mitragliando così? Ok, dobbiamo andare qua. Dobbiamo andare qua dentro. Non dirmi che siamo qui per lo stesso motivo. Alla faccia della nostra rigida organizzazione e cazzate simili. Tu hai ricevuto l'incarico da Good Neighbor, io dal rifugio Griswold. Vabbè. È il prezzo da pagare per la sicurezza. Non dirmi che credi a queste stronzate. Come sei simpatica. Beh, visto che siamo qui, che ne dici di unire le forze per raddoppiare la dose di massacro? Così potrò vedere di che cosa siete capaci tu e Deacon in battaglia. Di solito preferisco lavorare a maglia, ma un po' di casino non guasta mai. Oddio. Si è spento il joypad, allora vediamo un po'. Scusate, si era scaricato il joypad.
Non mi serve aiuto. Non mi serve il tuo aiuto. Allora non insisto. Va pure. Finalmente potrò tirare un po' il fiato. Però vedi di non farti ammazzare. Ma ovvio. Ok, quindi lei ha fatto un bel po' di massacri qua, ma io prendo tutto. Il bello dei sintetici e dei Gen 1 che... Meno 1,50? Ah, ormai l'ho fatta. Pazienza. Vabbè, faremo così. Non lo sapevo che lo voleva saperlo. Potevo salvare, effettivamente. Vabbè, pazienza. Ok, scusate, andiamo pure. E tiriamo fuori la nostra artiglieria bella. Delivery. Vediamo se ho più bonus. Vediamo un po'. Perfetto. Cioè, meglio di così, insomma, sì. Ok, non ci hanno visto, non ci hanno sentiti. Sbarrata dall'altro lato. Ovviamente, neanche a chiederlo. Secondo me non vale la pena di portarselo dietro, capo. Sì, capo. Oh, ma questo è morto. Sì, sì, non mi appoggerò mai a quella porta. Quale porta parla? Potevamo evitare. Scine, perché io odio i companion. Vediamo un po' qua. Cavolo, ma hanno fatto una strage sti cosi, mentre dormivano uno. Ok, carichiamo, siamo carichi. Siamo sempre nascosti, quindi finalmente l'uno stealth, non ce la facevo più senza. E vediamo un po' come fare. Vedete, non ci vedono proprio. Non ho visto qualcuno? No, no, assolutamente. Non ho visto chiunque effettivamente. Tu sia, so che sei lì. Ah beh, mi fa piacere, dai. Ah, non si apre. Volevo vedere effettivamente che livello fossero. Questi Gen 1. Fatemi vedere che livello sono. 13, ma non è neanche tanto. Ho fatto una lisciata da panico. Adesso facciamo così. Io poi lo prenderò. Ok, preso. Ok, vai. Perfetto. Cioè, capite la potenza inalata che c'ha questa arma. Ecco qua. Non puoi sfuggire a lungo al rilevamento. Ma questa aveva solo quello? Che brutta posizione. Ok, munizione, tira pure. No, tira pure, sono sbagliato. Vabbè, pinza. Vediamo un po'. Devo fare altro, però mi raccomando, non rompete i maroni adesso. A sti gen che l'ho rotto. Io devo assolutamente vedere cosa mi danno gli altri, perché, insomma, tanto i gen non capiscono niente, nel senso che non mi vedono. Oddio, per favore, sono... vieni fuori. Sì, sì, per favore, se no, assolutamente. Ok. Vediamo un po'. Cioè, non riescono a vedermi. Non so se non rilevo più alcuna presenza nemica. Quello che volevo dirvi. Non mi vedono proprio. Munizioni e basta. Jet. Vediamo un po'. Ora mi pento di aver mangiato quel polpettone di ratto talpa. Cazzo dici? Insomma, sì. Eccolo lì. Vediamo se così ce la facciamo. Poverino. Non ha visto neanche cosa l'ha colpito. Vediamo questo. Rilevati segnali ostili. Ostiliati questo. Perfetto, direi che la sto facendo proprio stealth. Ora capisco, ti nascondi perché temi la morte. Sì, intanto sei morto, tutti i tuoi compagni sono morti. E vediamo cosa sarà di te. Non so dove sei. Ah, sei di qua? Aspetta. Eccoci qua, perfetto. Attivazione in corso. Bravissimo, mi fa tanto piacere. Ecco qua. E anche questa è andata. Allora, dove dobbiamo esattamente andare? Oh, ma c'è un Fat Man. Ottico. Ok, dove dobbiamo esattamente andare? Forse c'è qualcosa che non vale la quest. E mi è già in uno, però... a vedere dove sono, non mi dice niente da questo. Qual è il problema? Salve, a questo punto vado di qua. Aspettate, lo sapevo inizialmente dove andare, poi mi sono perso a un certo punto. Non lo so proprio dove andare qui. Qui c'è una porta, apriamola. Perché io già non li sento più parlare. Accidenti. Ok.
è un po' così. L'ho fatta. Sì. In faccia me l'ha sbattuta. Ci fa un terminalo qua. Aggiornamento inventario. Inventario su qui. No, per carità, mi tocca tenere acceso perché sennò non mi... Oh, quanta acqua bella. Sennò non li trovo. Fa ridere, ma e poi si siede. Allora, vediamo come poter fare. Di sopra non ha senso, vero? Mi sono venuto qua, sì. E quindi di qua non ha senso. Devo fare il giro, ok, tutto chiaro. Devo fare il giro. Ok, di qua. E dobbiamo andare di qua. Oh, interessante. Molto interessante. C'è una trappola, adesso lo prendo, Sperando che Deacon... In teoria Deacon... esatto, è come me. Non le fa scattare. Devo trovare l'accesso... Oh, mi dispiace. Appunto, all'altro posto. Che dovrebbe essere di qua. In fondo. Ok, qua in fondo, esatto, qua. No, non è qua. Mi sono perso, lo so. Andiamo di qua. Ok, trovato. Oh, non mi hanno visto lo stesso, Cioè, per farvi capire. Vai. Levo del movimento. Curioso. Bravo, è stato molto bravo da parte tua. Ok, è andata anche questa. C'è proprio, non c'è verso, c'è modo che riescono a ammazzarmi. Mi dispiace, ma si è capitato male. Ok, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Abbiamo che è meglio. Riprendiamo e quindi dobbiamo andare. Basta prendere un colpo. Dobbiamo andare di qua. Oh, ma cosa è successo qui? Brutta storia. Vediamo un po'. Oh, ma c'è stata una battaglia cruciale. Quinta. Ecco. Forse questa è l'ultima. Aia. Accidenti. Ce l'ho fatta quasi. Vediamo un po'. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Eccoti qui. E questo è l'ultimo. Oh, adesso me lo dava il... il segnalibro lì, come si chiama. Perfetto, direi che siamo a cavallo e abbiamo eliminato tutti. Anche se non è proprio così. Devo andare di sotto? Ok. Questo ascensore io non me lo ricordavo. Scusate, già che ci sono. Vado anche qua un attimo. Ah! Non me lo ricordavo l'ascensore, scusatemi. Adesso andiamo giù. Beh, allora dobbiamo andare giù. Attiva. Si scende. Certo. Ce ne sono 5. Piano. Vediamo un po'. Ok. Rilevata anomalia nei sensori. Sì, sei morto senza testa e riesci anche a parlare. Complimenti. Ok. Accidenti, mi si è spostato. Ok. Perfetto. È anche troppo facile. Abbiamo livellato, adesso vediamo dove mettere il punto. Non mi piace. Ok. Vediamo un po'. Questo via. Qui non c'è più niente. Qui c'è questo qua che voglio prendere. Non li usiamo, finché non trovo la pistola che... l'arma che usa quelli lì, i nuclei, mi serve a poco. Ottimo. Ok, prendiamo tutto, adesso non abbiamo tempo di vedere. Ok. Cavolo era. Perfetto. Allora, continua a esserci una storia incredibile di morti. Steampack è corto. Cartuccia, steampack. Corto. E ne sono rimasti 2. Ormai è fatta, mamma mia, ho fatto una strage. Una strage. Ehi, chiudi quella cazzo di bocca. Ho sentito qualcosa. Attacco la forma di vita ostile. Combattimento iniziato. Ah beh, tanto se si ammazzano tra di loro. Io posso anche stare a guardare, Però da lì. Ecco. Si
Solitamente mi piace stare sotto terra, ma Malden è un'eccezione. Sono vittima di un'azione violenta. Allora, aspettate. Ok, vedi, queste già... cioè, le fanno loro le cose. Io mi metto a raccogliere. Mi spiace. Perfetto. Condizioni. Porto. È stato divertente finché è durato. Come tutte le cose. Allora, pennello. Amo i gadget del vecchio mondo. Sì, sì, sono bellissimi. Parecchio. Sono fantastici. Vediamo un po' se c'è qualcosa, perché a sto punto sono curioso. Magari troviamo una rivista. Magari, Vediamo un po'. Tanto quelli si sono ammazzati tra di loro. Oh, un libro non consegnato, che bella cosa. Vediamo se c'è altro. Oh, c'è altro, guardate. Oh, scassinare più facile dei due, ragazzi. Due. Fantastico. E la seconda. Questa è la cosa buona. Quindi posso andare tranquillo, tanto ma non ci sarà più niente. Sì, sì, hanno vinto loro alla fine qui, E adesso ha vinto il Gen. E adesso ha vinto loro. Altrimenti. Ma porca miseria. Non ci credo. Ok. Vediamo un po'. Una volta che c'è un'arma leggendaria. C'è il bastone. Mamma mia, che brutta cosa. Ok, e perfetto. Perfetto. Benissimo. Oh, e vediamo se c'è altro. Fatti vedere, forza. Sì, sì, arrivo. Ti quando sfido. Sei estruso. Non c'è niente, vero? No. È ora di morire. Adesso me lo segno. Perché devono sempre contrattaccare? Non lo so. Perché devono sempre contrattaccare? Chi lo sa? Ok, penso che posso anche ucciderli adesso. Non c'è più niente che possa prendere. Scusi. Tutto qui. Tutto qui. Ce li fai prendere. Calibro 50. Però ne aveva di roba, lui. Che cavolo. Aveva tanta di roba. Lo so che sei qui. Ti troverò. Leggendario. Ma era ridotto al limite. Allora, vediamo un po'. Munizioni. Corto. Ma guarda che roba. Io non lo so. Se deve esserci. Dicono se si è fatto colpire. Dicono che cacchio copini. Non si fa così, Ok, andiamo pure. Tanto qui ormai sono andati tutti quanti a farsi friggere. C'era una porta qui. In teoria dove dobbiamo andare, vero? Andiamo un po'. Oh, bello. E se fossimo venuti da qua adesso, aspetta, che non ho capito bene la strada. Comunque ragazzi, è meglio che ci fermiamo, se no faccio un video troppo lungo. Io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E poi adesso vi saluto da Shiva. Ciao ciao!